Salve, in questo video vi mostrerò come fare un portacellulari per creare video e clip sulle vostre partite di softair. Per questo progetto ci servirà del plexiglass spesso mezzo centimetro o un centimetro. Io ne ho trovato uno in un vecchio schermo LCD che però aveva questo tipo di vernice sopra che adesso andremo a togliere con dell'acetone e uno straccio. Fatto ciò, col cellulare dovete prendere le misure dei tagli che dovete fare. Fateli circa con pennarello, dovete fare una linea che passerà circa un centimetro dal cellulare. Punto, prendete guanti e protezioni e iniziate a tagliare il plexiglass dove avete fatto la linea. In questo caso io uso la sega circolare perché col seghetto stavo troppo, ma voi se non avete questa potete usare tranquillamente il seghetto. Ora prendiamo un pezzo di plexiglass con uno spessore minore e dobbiamo fare la parte davanti che dovrà essere a contatto con lo schermo, quindi prendete le misure circa un centimetro, mezzo centimetro in più grande del cellulare e dovremo dopo tagliare il plexiglass. Ora prendiamo un righello e uno scalpello o comunque un oggetto puntito e dobbiamo scalfire il plexiglass dove dovrà essere tagliato. In questo modo sarà molto più semplice spezzarlo e fare un taglio più preciso. Spezziamo il plexiglass in questo modo e ora dovremo creare la parte esterna del nostro case che servirà a incanalare lo schermo davanti. Con la sega circolare prendiamo una misura di circa mezzo centimetro della lama e facciamo quella stessa scanalatura su un'altra sezione di mezzo centimetro di plexiglass grosso. Una volta fatte tutte e tre le pareti, questo sarà il risultato. Plexiglass dello schermo, questo sarà il risultato. Ora dovremo fissarlo con una colla o con delle viti per renderlo molto più duro e resistente. Io in questo caso userò delle viti. Ora, col trapano colonna e una punta da 3 mm, dobbiamo fare i fori proprio per le viti. Ne facciamo 2 ad ogni blocchetto di lato, quindi in tutto saranno 6. Ora possiamo inserire le viti. Io in questo caso ho scelto una vite a taglio da 3 mm. Facendo questo bisogna stare attenti alle sbavature del plexiglass e anche a non spezzarlo, perché se si sbaglia di qualche millimetro il plexiglass sta poco a spezzarsi e a rovinare tutto il nostro lavoro. Bene, a questo punto è quasi finito. Come vedete adesso lo sto provando e adesso proverò a metterci dentro il cellulare e vediamo come sta. Come vedete comunque è un certo gioco all'interno del cellulare, quindi dopo dovremo metterci una gomma piuma o comunque uno straccio che eviti questo problema e non faccia ballare il cellulare o anche uscire da tutto il case. Ora mettiamoci la gomma piuma di circa mezzo centimetro o anche meno. Proviamo a metterci comunque lo schermetto e vediamo che comunque riesce a starci su. Ora basterà tagliarla e regolarla in modo giusto. Appunto tagliamo la nostra gomma piuma in modo da farla entrare nel case e tagliamo anche un foro per fare la telecamera, per far passare la luce verso la telecamera. Ora possiamo togliere la pellicola protettiva del plexiglass fino e provare subito il nostro nuovo case.
cioè la corrente passa oltre il plastica, quindi noi possiamo fare video semplicemente toccando. Cioè in teoria semplice plexiglass.